Sono sempre contento di incontrare associazioni per la ricerca su malattie rare. È il benvenuto di Francesco oggi all'associazione Una vita rara, perché ogni vita umana è unica, spiega, anche tra fatiche e sofferenze quotidiane. Questo sguardo positivo è un tipico miracolo dell'amore. Sa vedere il bene anche in una situazione negativa, sa custodire la piccola fiammella in mezzo a una notte buia. Presenti i fondatori Giorgio e Rosita da Brescia, genitori di Davide, nato con la sindrome di Allan Erdon Dudley, di cui sono noti appena 100 casi circa al mondo, uno di quei mali che la ricerca, se non ci sono fondi, tende perciò a sacrificare ad altri più diffusi. Poi Luca Sala, maratoneta che si è fatto 700 km in 9 giorni da Brescia a Roma, tutto per fare accendere i riflettori sull'associazione accolta oggi dal Papa, che parla ammirato di un altro miracolo, questo dell'amore. Aiuta a rimanere aperti agli altri, capaci di condividere, di essere solidali anche quando si soffre una malattia o una condizione pesante, logorante nel quotidiano. Oltre che di suo figlio, lei dove trova l'energia per occuparsi anche dell'associazione? Nell'amore di questi, che si ha verso questi bambini. Davide è la cosa più bella che ci poteva capitare. E l'incontro col Papa oggi cosa vi lascia? Ci ha parlato al cuore e io terrò per sempre per me gli abbracci che sono riuscito a dare al Papa.